Buongiorno, sono Alessandro Sbrilli di Kramer Electronics Italia e faccio parte dell'area tecnico-commerciale. Un restyling completo per quanto riguarda la gamma Via, dalle dimensioni del nuovo Via Go 2, che è il più piccolo sul mercato e supporta il 4K. Interessantissima la nuova funzione integrata in Via Connect Plus con l'integrazione di Zoom, BlueJeans e Microsoft Teams. Questo consente di avere all'interno di un unico prodotto una soluzione wireless, cablata con ingresso HDMI, un sistema di web conference attraverso la porta USB e addirittura anche un sistema di controllo integrato attraverso un brain. A finire e a chiudere la famiglia Via ci sono Via Campus 2 e Via Campus 2 Plus, che sono, diciamo, le soluzioni più complete della famiglia Wireless Collaboration. Un altro corner interessante allo stand Kramer è quello dedicato all'avvio over IP. Il mondo dell'audio video si sta fondendo sempre di più con la trasmissione su rete e per questo abbiamo introdotto altri nuovi prodotti della trasmissione su rete, quindi i nostri KDS8 in fibra e in rame e i KDS10. Questi possono gestire in maniera separata audio e video e hanno la funzionalità di multiviewing. Supportano JPEG 2000 per quanto riguarda i nostri NDEC 6, mentre per quanto riguarda il nuovo modello KDS10 in H264 e H265. Per quanto riguarda la parte audio professionale si arricchisce notevolmente la gamma di prodotti che presentiamo qui all'ISE, specialmente sui DSP digitali che si arricchiscono di diverse funzioni come la cancellazione acustica dell'eco, la possibilità di entrare con dei canali USB, entrare e uscire con dei canali USB e più che altro con anche un processore di compatto, 6 ingressi, 2 uscite, con cancellatore d'eco integrato, molto molto versatile, dove ha anche l'HDMI integrato per deembeddare ed embeddare i segnali, tutti quanti disponibili sull'interfaccia grafica della matrice stessa. Quindi tanti prodotti, un microfono a diagramma polare a scelta, che può essere un cardioide come una figura di 8, diffusori da incasso direttamente Dante in PoE, per cui alimentati direttamente dallo switch PoE e pilotati dal segnale Dante, quindi tanti prodotti per installazione strutturata che sicuramente saranno importanti nei progetti futuri.